Qual è il senso di Libera, il senso delle battaglie di Libera, il senso delle battaglie di un movimento antimafia che sta crescendo in tutta Italia? Crescono le mafie, cresce il movimento antimafia. Il senso di questa presenza è che in Italia, in nessun paese, c'è più una persona destinata a essere sola se si mette contro la mafia. Non ci sono più persone sole. Non ci sono più persone da aggredire, come abbiamo visto in quello spettacolo indecoroso, unico nella storia d'Italia, questo è il fango per corpo, unico nella storia d'Italia, di gente che si assiepa contro una consigliera che ha denunciato la presenza dell''ndrangheta e le augura perfino la morte. Questa roba non l'ho mai vista in vita mia, questo è il fango per Corsico. E allora ne devono rispondere coloro che hanno inscenato quella gazzarra in consiglio comunale, quelli che l'hanno permessa, quelli che ritengono che la politica si debba fare così, quelli che scattano con una reazione istintiva, aggressiva, se si nomina la parola 'ndrangheta. Questa parola vietata, che qui per fortuna è stata fatta tante volte. Perché io me le studio, le intercettazioni telefoniche degli 'ndranghetisti. E loro non parlano mai di 'ndrangheta. Loro si chiamano i calabresi, noi calabresi, le imprese calabresi, cosa hanno deciso in Calabria? Sono loro i primi razzisti, sono loro a identificare nelle loro libere parole la Calabria con l''ndrangheta. Io credo che questo glielo dobbiamo dire, sono loro razzisti. Ha detto bene Don Ciotti, Calabria è un'altra cosa. Io stasera immagino un grande ponte che si stabilisce tra Milano e la Calabria. Io voglio su quel ponte vedere i miei studenti che mi chiedono di fare le tesi contro la 'ndrangheta, perché quelli sono i giovani calabresi che credono in un futuro, che non abbassano la testa, che vogliono costruirsi con le loro capacità, la loro professione, il loro destino, che vogliono raccontare la storia degli eroi che sono caduti contro la 'ndrangheta in Calabria, che cercano di sapere, che vengono all'intervallo a sapere una cosa in più perché vogliono capire tutto. Sono loro, sono gli studenti delle scuole calabresi che si incontrano con i magistrati che lottano contro la 'ndrangheta. Sono le famiglie che chiedono tranquillità, le famiglie che chiedono lavoro, il lavoro che la 'ndrangheta non dà. Tanti magistrati mi chiedono, ma com'è possibile? Con tutto quello che guadagnano, che non reinvestono nulla in Calabria e lo portino fuori, perché hanno bisogno di gente che debba chiedere sempre, che debba chiedere favori, che debba sottomettersi. Loro sono la maledizione del destino della Calabria, loro la maledizione, altro che presentarsi come gli interpreti dei bisogni popolari, li uccidono i bisogni popolari. Non si trova lavoro perché loro vanno da un'altra parte, fanno soldi con la morte delle persone, con la morte fisica o con la morte mentale delle persone. E poi questi soldi li portano qui, li portano in Germania, investono ovunque ma non nella loro patria e ci raccomandano di non offendere la loro patria. Noi la loro patria la amiamo. Noi chiediamo ai calabresi di stabilire questo ponte con Milano, d'ora in poi, e lo faremo a testa alta come lo faranno a testa alta loro. Voglio vedere, certo che vanno a testa alta qui, a Corsico come in tanti altri posti, gli 'ndranghetisti, perché sono abituati a essere sfrontati, sono abituati a essere riveriti, sono abituati al silenzio, ma mi sembra che la piazza di oggi testimoni che il silenzio non ci sarà, come già il silenzio non c'è stato prima. Forse una sconfitta. Il problema, Maria, non è che tu hai fatto un discorso che nasce dalla tua sconfitta. Anch'io ho avuto oggi una lettera di una tua ex allieva, che mi ha detto, so che stasera va a Corsico, sono un'allieva di Maria Ferrucci, ero con lei alle elementari, me la saluti. Pensa, una ragazza che non è più qua, una studentessa che è molto lontana. E noi dobbiamo riuscire a costruire una relazione positiva con quello che tu hai fatto e con quello che si può fare. Non sei tu che ti sei amareggiata per la tua sconfitta, sono loro che si sono illusi per la tua sconfitta, loro che hanno pensato di riportare qui il loro prepotere.
che hanno pensato di poter tornare con i loro amici in consiglio comunale a intimidire chi difende la Costituzione e la democrazia. Sono loro che si sono illusi, ma l'Italia sta cambiando e Milano è cambiata e non ci saranno più né le Corsico, né le Buccinasco, né il Cesano Boscone, né Gaggiano, né Trezzano sul Naviglio di una volta, né le mani degli uomini dei bunker. Non ci saranno più, non ci saranno più. Maria, tu in persone, l'Italia per bene, che si ribellerà sempre. Ci ribelleremo tutti, nessuno è solo. È quello che dico ai commercianti che subiscono l'offesa del pizzo. È quello che dico agli studenti che si trovano intimiditi nella loro scuola. Ma se abbiamo avuto proprio in Calabria, perfino a Rosarno, è venuto fuori un bellissimo libro, perfino a Rosarno, i figli delle famiglie mafiose fanno col consenso delle famiglie le lezioni sulla legalità e sull'antimafia, e non per svuotare quella parola, ma perché c'è la percezione che non andranno da nessuna parte, il loro destino è segnato, è segnato. Possono diventare ricchi, messi all'indice della gente per bene, poi vanno in galera, poi trovano un giudice della Cassazione che decide che si disfa il processo. Pensano di poter ritornare in libertà e trovano un popolo che sta crescendo, che non li vuole più, che non è più ai loro ordini, che si sa riunire, perché nessuno è più solo. Loro sono un'organizzazione e hanno pensato di poter vincere perché dall'altra parte l'organizzazione non c'era. Signori, l'organizzazione c'è. L'organizzazione c'è ed è grande e sta crescendo e ha la stessa determinazione che avete voi, con un'arma in più che è decisiva. La legge. La legge che produce la giustizia, quella che voi non considerate, la considerate una carta straccia, la legge come carta straccia, ma la legge è una grande forza. C'è la storia, la cultura, la forza di un popolo. Dentro la legge c'è un popolo che ne chiede il rispetto, anche quando ogni tanto sembra essere debole verso il principio di legalità, come giustamente diceva Don Ciotti. La legge è l'arma che fa la differenza. Perché questa legge non è la legge ingiusta, quella che chiede la libertà per le persone, quella che chiede la moralità delle pubbliche istituzioni, quella è legge giusta. E non si ha idea di quanta forza dia alle persone sapere di poter lottare per una causa giusta.